lo spazio vettoriale su un corpo K, K se non specifico altrimenti, K sarà sempre o R o C, quindi quelli che abbiamo detto coprono il 99% dei nostri casi. Però siccome sono due, non posso scrivere RC ogni volta, lo scrivo K, K o R o C. Che cos'è? È definizione, è una terna qua metto un puntino che però stavolta non indica il prodotto di prima. Guardate qui. U più è un gruppo abeliano. Cioè, gli elementi U si chiamano vettori. I vettori si possono sommare. La somma è un'operazione interna, è un'operazione associativa, esiste l'avendo neutro. Esiste l'opposto ed è un'operazione commutativa, cioè dovrei scrivere qua quante proprietà? Quattro proprietà più il fatto che è un'operazione intera, cioè scrivo gruppo abeliano, faccio prima, no? Cioè non dire che l'ho fatto stamattina, non è che sto per perdere tempo. Quindi poi questo puntino stavolta, questo si chiama prodotto per uno scalare, quindi non è il prodotto, non è un'operazione interna, è un'operazione che va da K cartesiano V a valori in V. Quindi io ho lambda, numero di K, diciamo, alla coppia lambda V associa lambda per V, che deve essere un elemento di V. Questo invece sta in K cartesiano. Quindi questo è un numero scalare e numero, io lo chiamo spesso numero perché lo vedi da me, però poi si chiama scalare, è un elemento del K, quindi sarà un numero reale o un numero complesso. Questo invece sarà un vettore, cioè un elemento di V. Quindi questa non è un'operazione interna, vedete, prende elementi di due insiemi diversi e produce un nuovo vettore. Questa operazione però deve avere le seguenti proprietà. Allora, le proprietà sono a 1 e V, deve fare V per ogni V appartenente a qua iniziamo da 1, ma dovrebbe iniziare da 5 perché le proprietà di gruppo abeliano erano 4, no? Quindi qua dovremmo dire 5. Quindi prima proprietà, se io moltiplico un vettore per uno scalare, per lo scalare 1, il vettore rimane alterato. Seconda proprietà, lambda più mu per v è uguale a lambda v più mu. Ho il puntino, a volte ce lo metto, a volte non ce lo metto. Per adesso ce lo metto, poi non crocifiggetemi quando non ce lo metterò più. Questo per ogni lambda e mu appartenenti a K, V e V doppio appartenenti a V. Fate attenzione che questa non è la stessa proprietà.
sembra la proprietà distributiva sinistra e destra, sì, però è diverso. Questi sono due elementi di K, questo è un elemento di V. Questi sono due elementi di V e un elemento di K. È diverso, funziona in maniera diversa. Sono due proprietà distributive. Cioè il prodotto per scalare è distributivo sia quando faccio la somma degli scalari a sinistra o quando faccio la somma dei vettori a destra. Poi ho ancora la proprietà lambda mu v uguale lambda mu per ogni lambda e mu appartenenti a k e v appartenenti a k. Fate attenzione anche qui, questo è un prodotto per scalare, cioè prendo un vettore e lo moltiplico con lo scalare mu. Questo è un prodotto per scalare, prendo il vettore che è uscito e lo moltiplico per lo scalare lambda. Vedete che qua non ci ho messo il puntino, questo prodotto chi è? Questo è il prodotto di due elementi di K, i due numeri, è il prodotto di K. Mo per distinguere da quest'altro, qua ci ho messo il puntino, questo non va indicato. E poi faccio il prodotto per V, cioè sarebbe a dire, se io prendo un vettore, prima lo moltiplico per 5 e poi lo moltiplico per 2, o se faccio prima 5 per 2 che fa 10 e poi moltiplico il vettore per 10, esce la stessa cosa. E anche qui non è una proprietà associativa, perché queste due operazioni non sono le stesse. Qui faccio due volte il prodotto per scalare, qua invece sto facendo prima il prodotto in K e poi sto facendo un prodotto per scalare. Il prodotto per uno scalare non sarà il prodotto scalare, che sarà un'altra cosa. Anche qui c'è una terminologia simile ma ambigua. E vabbè. Abbiamo finito. Questa è la definizione di spazio vettoriale. Ho la sensazione come se mi dimenticassi qualcosa, se mi dimentico qualcosa. Però. Mi pare di no, però. Ok. Vediamo degli esempi. Primo esempio. I vettori geometrici nel piano e nello spazio. Facciamo nel piano perché già nel piano ci si vede poco. Lo spazio, figuriamoci. Di che piano sto parlando? Di un piano euclideo che posso considerare come un piano cartesiano, nel senso che ho fissato un riferimento con due assi cartesiani. Allora, cosa sono i vettori geometrici? Il vettore geometrico è, per meglio dire, una classe di equivalenza o di, un tempo si diceva, di equipollenza di segmenti orientati, nel senso che questo vettore viene traslato e si può sempre immaginare che parta dall'origine, è un segmento orientato, un segmento, ci metto una freccetta, il segmento è una cosa che unisce due punti, orientato stabilire un mezzo.
classe di equivalenza rispetto a cosa? Rispetto, si prende, si costruisce il parallelogramma che ha un lato questo segmento orientato, l'altro lato quello che congiunge l'origine del segmento orientato all'origine degli assi cartesiani, e gli altri due lati li costruiamo di conseguenza per parallelismo. Questo qua è la stessa cosa di questo segmento orientato qua, cioè questo procedimento si chiama traslazione del vettore. Il vettore può essere cioè traslato nell'origine. Quindi possiamo immaginare che tutti i nostri vettori geometrici partano dall'origine. Siamo nel piano, abbiamo tutti questi segmenti orientati, il primo punto di partenza è l'origine, il punto di arrivo è un altro punto qui del piano, e io faccio la freccetta che parte da 0, da O, dall'origine degli assi, e arriva nel punto. Adesso posso anche fare la freccetta che parte da O e arriva nel punto Q. Adesso cosa devo fare? Dovrei definire quelle due operazioni e verificare le proprietà. Allora, qual è la prima operazione? È un'operazione interna, che è l'operazione di somma. Come si fa la somma di due vettori geometrici? Sono i vettori della fisica, non è che... Come si fa? Con la regola del parallelogramma. Io ho P, ho Q, costruisco il parallelogramma, quindi qua, quindi OR è uguale a OP per definizione più O. Allora, se devo fare, vi faccio la figura da quest'altra parte, se devo fare OP meno OQ, come devo fare? Prima devo fare l'opposto di OQ. Chi è l'opposto di OQ? L'opposto di OQ è un vettore che sommato, chiamiamolo OQ primo, che sommato ad OQ mi deve dare l'elemento neutro. Chi è l'elemento neutro? È il vettore nullo, no, non è 0, è il vettore nullo. Allora, sono andato troppo veloce, torniamo indietro. Avevo due vettori, ho definito la somma. Ma la somma è un'operazione interna? Sì, perché è un'operazione interna, prendo due vettori, faccio il parallelogramma, costruisco il vettore somma. Questa somma è associativa? Se vi fate i vari parallelogrammi scoprite che è associativa. Siccome faccio OP più OQ più OR, faccio prima OP più OQ e poi il risultato faccio più OR, lo faccio in un altro modo, tramite un po' di pazienza e nozione elementare di geometria riesco a dimostrare che la somma è associativa. Non ci perderò neanche un minuto a fare. Quindi questo lo diamo, chi vuole o se lo fa o me lo viene a chiedere, glielo faccio. Esiste l'elemento neutro? Sì, chi è? Il vettore nullo, chi è il vettore nullo? Il vettore è OO, cioè che parte dall'origine e arriva all'origine. Perché questo, se diciamo chiaramente il parallelogramma rimane del genere, se faccio OP più il vettore nullo rimane sempre. Chi è il vettore invece opposto? Se ho il vettore OQ e voglio avere meno Q è questo vettore qua, che punta lo stesso segmento prolungato dall'altra parte, la stessa lunghezza con la freccetta dall'altra parte. Per quale motivo? Perché qua quando faccio il parallelogramma, vedete, il parallelogramma degenera che la diagonale che parte da O del parallelogramma atterra di nuovo in O. Quando io immaginate, lo capite meglio, se invece di farlo proprio opposto fate un angolo, lo fate ruotare di un angolo che non è 180 gradi, lo fate ruotare di 179 gradi, quando fate il parallelogramma vedete che la somma viene questa qui. Ho due forze che sono quasi opposte, non proprio opposte,
vedete la risultante è piccola, nel momento in cui ho che le due forze, per esempio, se sono, fossero vettori forze, sono proprio opposte, la risultante è nulla. Mi sono appoggiato un po' alle nozioni della fisica, ma diciamo per la geometria non ho bisogno di un'interpretazione fisica, potrebbero essere vettori di due velocità, di due forze, di qualunque altra cosa. Quindi, comunque c'è l'elemento neutro e c'è l'opposto. Abbiamo detto molto sinteticamente come costruire. Adesso bisogna capire cosa significa moltiplicare per uno scalare. Cosa significa moltiplicare per uno scalare? Significa semplicemente allungare o accorciare il vettore. Per esempio, questo è OQ. Se io prendo lo stesso segmento con la stessa direzione e lo allungo, lo raddoppio come lunghezza, questo è 2O. Se la moltiplico per 3, se la aggiungo un'altra volta, o se preferite, se fate OQ più OQ, vedete il parallelogramma stavolta diventa leggera, si stringe, 2OQ viene questo. Se ci aggiungo un'altra volta OQ, ho 3OQ, 4OQ, meno Q, abbiamo già detto dall'altra parte, meno 2OQ. Ovviamente posso moltiplicare per un terzo? Come no? Sapete come si fa geometricamente? Voglio fare un terzo di OQ, come si fa? Allora, supponiamo che io qui abbia i numeri 1, 2, 3. Vale anche se il vettore era corto, non è che si fa esattamente lo stesso. Adesso, congiungete Q con il 3. Poi da 2 tracciate la parallela. Allora, per il quinto postulato di Euclide, da un punto esterno a una retta data esiste una e una sola parallela alla retta data. Quindi dal punto 2 tracciate una parallela alla retta che passa per il punto 3 sull'asse della CIS e il punto Q. Poi qua tracciate l'altra parallela passando per 1. Sempre a questa retta qua. Se aveste fatto il disegno bene, io l'ho fatto non tanto bene, siccome questi tre segmenti sono uguali, queste sono due rette, queste scusate, sono tre rette parallele tagliate da due trasversali. Per il teorema di Talete abbiamo una proporzione fissa tra questi segmenti. Quindi siccome questi tre segmenti sono uguali per costruzione, anche questi tre segmenti devono essere uguali tra loro. Quindi se prendo, diciamo, questo lo chiamo R, ho ottenuto che la costruzione di OR è esattamente uguale a un terzo. È chiaro che procedendo, lo potevo fare anche con i numeri sull'asse dell'ordinate, non è obbligatorio fare sui numeri sull'asse dell'ascissi. Quindi è evidente come posso moltiplicare e dividere per qualunque numero razionale, perché posso fare l'opposto, abbiamo detto basta prolungare e andare dall'altra parte. Quindi posso moltiplicare per meno 1, posso moltiplicare per numeri interi e posso dividere per numeri interi positivi. Quindi posso moltiplicare per i numeri razionali. Posso moltiplicare per radical 2? Sì, perché radical 2, se vi ricordate, aveva un'espansione decimale. Quanto è radical 2? 1,41, 42, eccetera. O 42, 41, non mi ricordo. Comunque,
se moltiplico per 1,4, allora prendete OR per esempio, se moltiplico per 1,4 sto qua, 1,5 sto più qua, 1,41, insomma, per approssimazioni successive, facendo il limite, alla fine si costruirà un vettore OS uguale radical 2 OR. Cioè, su questa retta qui, questa è l'unità, come sull'asse dell'ascissione, una volta che ce l'avete uno, riuscite a costruire radical 2, allo stesso modo sulla retta che contiene il segmento R, una volta che prendo R come l'unità, riuscirò a costruire un segmento che è lungo radice di 2 volte OR. Per esempio faccio il quadrato qua sopra, faccio la diagonale, la riporto qua. In questo caso posso fare anche la costruzione geometrica, ma ci sono altri numeri che non si potrebbero costruire con righe e compassi. Per esempio, se voglio costruire, che ne so, pi greco, con righe e compassi non lo posso fare. Quindi pi greco OR lo devo costruire in un altro modo, ma non posso farlo con righe e compassi. E se potessi farlo con righe e compassi avrei risolto il problema della quadratura del cerchio, che è stato dimostrato essere che non si può risolvere. Comunque, passando per l'analisi, questo si può fare. Quindi posso moltiplicare questi vettori per qualunque numero reale. Quindi io posso prendere lambda, numero reale, v, un vettore geometrico, e fare il prodotto lambda v. Significa fare quello che abbiamo fatto prima. Se per esempio 3 per v, 3v, basta semplicemente riportare il vettore 3 volte su questa retta qua. 3 volte OR torna OQ. Meno 1 per OR, meno R dall'altra parte. Radical 2 per OR, abbiamo detto, è più complicato ma si fa. Pi greco R è ancora più complicato ma si fa. Va bene? Oh, naturalmente non è finita qua. Io dovrei verificare che queste due operazioni, cioè l'operazione di somma di due vettori con la regola del parallelogramma e l'operazione di prodotto per uno scalare, che rispettano tutte le proprietà che abbiamo messo, le rispettano. Fidatevi, non le dimostriamo, ma non lo dimostriamo perché in realtà non vogliamo perdere tempo, perché in realtà lo possiamo dimostrare molto più facilmente dal punto di vista generale. Che cosa voglio dire? Secondo esempio di spazi vettoriali. Allora, questi vettori, prima di passare al secondo esempio, questi vettori io li posso mettere nel piano, ma anche nello spazio. Cioè posso fare la somma di più vettori nello spazio. Per esempio faccio questo vettore, questo vettore, fa questo vettore, poi prendo, scusate, faccio un terzo vettore che va, dove, insomma, per disegnare le cose spaziali devo fare con le regole della prospettiva. Se questo è il vettore lungo l'asse x, questo lungo l'asse y, questo lungo l'asse z, se faccio la somma di questi due mi verrà un vettore, mi farò il parallelogramma e mi verrà questo vettore qua. Ok? E non è facile poi da leggere il disegno, però anche nello spazio posso fare la somma, perché siccome la somma si fa due alla volta, quando ho due vettori, quelli sono due segmenti, no? La costruzione del parallelogramma, siccome i segmenti partono dallo stesso punto, cioè dall'origine, stanno sullo stesso piano, c'è almeno un piano che li contiene, anzi, se non sono allineati c'è esattamente un piano che li contiene, perché qual è il piano? Quello che passa tra i tre punti, l'origine e le punte dei due vettori. Quello contiene l'origine, la punta dei due vettori, e quindi contiene i due vettori stessi. In quel piano io posso fare la somma. Chiaro? Comunque, al di là di questo, secondo esempio di spazio vettoriale, cioè quello col quale lavoreremo di preferenza. Thank you.
Rn. Chi è Rn? N è un numero fisso. Per esempio, se Rn è l'insieme delle n nuclee ordinate di numeri reali. Le n nuclee sono, cioè, le coordinate. Beh, ogni elemento della n nuclea è una coordinata. Prima coordinata, seconda coordinata, punti, 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 ultima coordinata. Poi l'ultima coordinata si chiama ennesima perché noi non abbiamo fissato n. Se fissiamo n uguale a 3, stiamo parlando delle terne coordinate di numeri reali. Se fissiamo n uguale a 2, per esempio, chi è R2? È uguale insieme delle coppie x, y, pari che x e y. Allora, cominciamo con R2, perché così sicuramente il RAM può spaventare. Cominciamo con R. Allora, quindi fatevi un esempio di vettore di R2, cioè mettete due numeri al posto di x e y. Sapete scegliere due numeri reali? 2 e 4. No, questo è un vettore, dobbiamo prendiamo un altro, W. Dimmi altri due numeri. Meno 1. Ok? Adesso. La prima cosa, Q più W, come si fa? Quanto fa? Allora, 1 e 5. Allora, per definizione, la somma in Rn si fa componente per componente. Questi sono, hanno due coordinate, ci sta la prima coordinata, la seconda coordinata, o meglio, la coordinata x e la coordinata y. Ce l'ha sia v e ce l'ha anche v2. Quando faccio la somma? Faccio la somma sulle x e la somma sulle y. La somma sulle x la metto al posto della coordinata x, la somma sulle y la metto al posto della coordinata y. È difficile? No. Allora, cominciamo. È un'operazione interna? Sì. La somma delle x la metto su x, insomma, escono fuori tante coordinate quando ce ne hanno qui. Esiste l'elemento neutro? Chi è l'elemento neutro? Cioè? Allora, questo è l'elemento neutro di R2. La coppia 0, 0. Se stavamo in R3, questo si chiama vettore nullo. Se stavamo in R3, il vettore nullo chi era? 0, 0, 0. Allora, quando parlo di vettore nullo è unico, però cambia, perché se siamo in uno spazio diverso è un altro vettore. Cioè, è unico una volta che abbiamo fissato lo spazio. Quindi attenzione, che parlo di vettore nullo, da una parte è quell'unico vettore, insomma, si capisce che vettore è. Dall'altra parte, se siamo in R2 il vettore è 0, 0, se siamo in R3 il vettore è 0, 0, 0, se siamo in R57 il vettore è 0, 0, 0, 0 con 57, 0. È chiaro? Mo, chi è meno V? Qua è la destra, meno V, V più W, per definizione, si parla su, si parla su. Chi è meno V? Meno V è facile, questo non è def.
questo deve essere un vettore che sommato a V deve fare 0, 0. Allora l'unico vettore che sommato a V fa 0, qua ci devo mettere l'opposto di 2 e qua ci devo mettere l'opposto di 3. Questo non è che è così per forza. E chi è 3V? È 6, 9. Quando scrivo lambda V, per fare lambda V devo prendere il numero lambda e devo portarlo dentro, cioè moltiplicarlo per, sia per la prima che per la seconda ordinata, e rimettere al posto della prima e della seconda ordinata. Quindi adesso lo posso fare in, queste definizioni le posso dare in R2, poi le posso dare in R3, poi le posso dare in R4, poi un giorno le do in R5, poi un giorno le do in R6. Normalmente al 60° giorno del corso arriva alle 60, siamo sempre là. Cominciate a capire perché ci sta RN. Allora, perché io adesso le definizioni e le dimostrazioni le farò in RN. Perché se vale in RN, N l'ho visto io, vale in R2, in R3, in R4, in R5, in R6, in R60, in R50, R4.927. Qualunque sia n, è chiaro? Un'osservazione un po' più intelligente potrebbe essere: ma a me che me ne importa di R60? Io già non ci vedo in R3. Osservazione intelligente fino a un certo punto, perché è vero che vederci in R3, cioè è difficile, in R4 è ancora più complicato. Però uno allungare una lista, allora dietro questo ragionamento cosa ci sta? Perché devo fare prima della definizione, devo fare questo ragionamento, devo fare questa osservazione. Dietro questa definizione cosa ci sta? Ci sta un'osservazione. Allora, andiamo a disegnare il nostro piano cartesiano. Cos'è un piano cartesiano? Cosa stabilisce un piano cartesiano? Un piano cartesiano stabilisce una corrispondenza biunivoca tra i punti del piano e le coppie ordinate di numeri reali. Se no Cartesio che l'ha fatto a fare? Intuizione è pesante, infatti prima di Cartesio non c'era riuscito nessuno. Allora se io scrivo 2, 3, allora qua ci metto 2, qua ci metto 2, qua ci metto 3, prendo il punto di coordinate 2 come ascissa e 3 come ordinata, questo punto P corrisponde a questa coppia. Ma io questa coppia ho detto che posso vederla come vettore, perché poi si possono sommare per eccetera, ma io lo potevo vedere pure come vettore dal punto di vista geometrico? Sì, prendevo l'origine, univo con P e ottenevo un vettore, quindi ogni punto lo posso vedere geometricamente come il vettore che parte dall'origine e arriva in quel punto. Dopodiché andiamo a fare meno 1, 2. Meno 1 sta qua e 2 sta qua. Unisco, quindi questo era il vettore V, questo è il mio vettore V doppio. Adesso andiamo a fare la somma. Allora, se andiamo a fare la somma, io scopro che quando vado a fare il mio parallelogramma, dove atterro? Oh, guarda caso, atterro esattamente su 1,5. Fatelo voi.
la riga, la squadra. Se io prendo, questo è il vettore 2, 3, questo è il vettore meno 1, 2, V più W fa 1, 5, corrisponde al vettore 1, 5. Questo è un esempio di quello che in matematica si chiama isomorfismo. Cioè sarebbe a dire, questo vettore qua lo puoi vedere in due modi, geometricamente questo segmento qua, come elementi 2, elementi 2, 3, c'è una corrispondenza tra questi due elementi. Quest'altro vettore pure lo puoi vedere come vettore geometricamente, questo segmento orientato qua, algebricamente come questo elemento di R2, meno 1, 2. Fino a qui è semplicemente una corrispondenza bionivoca, non è un isomorfismo. Il problema è che in questi due insiemi, l'insieme dei vettori geometrici da un lato e l'insieme R2 dall'altro lato, io ho definito due somme e le ho definite indipendentemente. Cioè, l'insieme dei vettori geometrici ho definito la somma come con la regola del parallelogramma, su R2 ho definito la somma comovente per comovente. Allora, che succede? Succede che se tu prendevi due elementi corrispondenti, questo vettore geometrico corrispondeva a questo, questo vettore geometrico corrispondeva a questo, poi ti fai le due somme indipendentemente, cioè ti fai la somma dei due vettori geometrici e ti viene questo segmento qua, e poi ti fai la somma di questi due vettori di R2 algebrica e ti viene il vettore 1, 5, il vettore geometrico che hai costruito va a corrispondere esattamente alla coppia ordinata di R2 data dai punti 1 e 5. Quindi la somma, cioè, rispetta quella corrispondenza bionivoca di prima, cioè nel senso, io avevo quella corrispondenza bionivoca, se la somma la faccio geometricamente o se la faccio algebricamente è la stessa cosa, nel senso che quello che otterrò saranno ancora un vettore geometrico e una coppia di numeri reali corrispondono. Per adesso non vi do la definizione di isomorfismo, quindi diciamo, questi concetti sono non complicati, sono delicati, quindi per adesso ve lo lascio solo intuire, insomma. Poi daremo le definizioni a studio. Okay. Comunque, isomorfismo vuol dire in greco dallo stesso aspetto. Avete i programmi che fanno il morphing delle facce, no? Piegate la faccia, poi mettete gli occhi storti oppure le deformate in maya morph. Morphe in greco significa aspetto. Isomorfismo allo stesso aspetto. L'idea è che o pigliate i vettori geometrici, mi mettete là con regolo a fare tutte con la riga, con le parallele, insomma, a fare tutte le operazioni geometricamente, o pigliate le coordinate e fate le operazioni algebricamente, è esattamente la stessa cosa. È chiaro? Mo secondo voi è più facile fare le operazioni geometricamente o algebricamente? Se no Cartesio che faticava vuoto. È più facile farle algebricamente, perché 2,3 sommato a meno 1,2 fa 1,5, insomma, facile, finito, non c'è errore, la dimentico, la dico una cosa, la punta della matita si mangia mezzo millimetro. Insomma, alla fine vai alla professoressa di disegno, tutto è faticato mezz'ora e poi dice no, fai tutto da rifare, lo scippo solo. Ok, c'ha ragione, perché se te l'hai fatto male, quindi è più facile procedere. Per quale motivo secondo voi ho perso molto poco tempo sul discorso geometrico e voglio andare a parlare subito dal punto di vista geometrico? Perché dal punto di vista geometrico sarà più facile
dalle definizioni, dimostrare. Adesso torniamo al discorso di RN. Perché io adesso darò le definizioni, farò le dimostrazioni in RN di certe cose? Prima di tutto che è uno spazio vettoriale. Verificherò che si tratti di uno spazio. Primo, perché è facile. Mentre disegnare i vettori in R2 è, cioè non è semplice, perché altrimenti la professoressa, il professore di disegno non ti direbbe che il disegno sarà trovato. Ma in R3 è ancora più difficile. In R4 è impossibile, noi non ci vediamo in R4, cioè non... ci sono dei modi, cioè alcuni fisici dicono che riescono a vedere in R4, sono o i colori o altre cose, io non ci riesco. Però dal punto di vista algebrico, passare da R2 a R3 che significa? Aggiungere una? Passare da R2 che significa? Su R c'è solo la scissa, su R2 c'è la scissa e le ordine? Su R3? C'è la Z anche, c'è una terza coordinata? E qualcuno ti impedisce di usare la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava? Aggiungi. Ma mette 7 coordinate, aggiungi la fine e fai 7 coordinate. Qual è il problema? Quindi primo è facile. Dice, ma sì, sarà pure facile, ma se non serve a niente. Eh no, il problema è proprio che serve. Perché se io butto questo gesso per aria, per descrivere il modo di questa stecchetta di gesso, quante coordinate ci voglio? No, 3 non basta. Veramente. Qua ce ne vogliono 6. Ah, allora, se immaginiamo questo gessetto, voi siete ingegneri meccanici, volete fare gli ingegneri meccanici? O industriali in ogni caso. Quindi, tra di voi ci vogliono, ci sono persone che vogliono fare ingegneri meccanici. Per cui, se butto questo gesso per aria, mi serve, istante per istante, 3 coordinate, immaginiamolo come se fosse una stecchetta priva di spessore. Fosse un segmento, uno stecchino, cioè. Allora mi servono 3 coordinate per il primo punto e altre 3 per l'altro punto, quindi me ne servono 6. Quindi posso descrivere come 2 coppie in R3 o una in R6, 3 e 3 le metto a fianco, fanno 6. In verità queste 6 coordinate non sono indipendenti. Perché? Quante sono le, diciamo, sempre se immaginiamo che non abbia, che il cilindro non abbia, diciamo, abbia raggio di base uguale a 0. Se immaginiamo che sia uno stecchino, che succede? Quando lo butto? La lunghezza è costante, quindi io avrò x con 1, x con 2, x con 3, poi avrò x con 4, x con 5, x con 6, supponiamo che queste siano le coordinate in un certo istante. Come faccio a dire che la lunghezza è costante? Devo fare x con 4 meno x con 1 al quadrato più x con 5 meno x con 2 al quadrato più x con 6 meno x con 3 al quadrato uguale l quadro della lunghezza. Questo è il teorema di Pitagora, no? Se io ho il mio stecchino, questo è la coordinata x con 1, x con 2, x con 3, questa è la coordinata x con 4, x con 5, x con 6, e beh, questo è in R3. Lo devo scrivere come, diciamo, lo devo prima proiettare sul piano, poi questo lo devo proiettare sull'asse X, sull'asse Y, quindi la Z
fatto della somma vettoriale di questo e questo fra questa proiezione qui, e faccio questa proiezione qui più questa parte verticale fa il vettore di partenza, si trasforma in una relazione di questo tipo. Ora non voglio perdere tempo a farvi a dimostrarvi che la relazione è questa, ma è questa. Quindi noi abbiamo 6 coordinate in meccanica, questo si chiama più un vincolo. Quindi vuol dire che le coordinate vere, le coordinate indipendenti, non sono 6, ma una si può ricavare dalle altre grazie al vincolo. Quindi quelle che si è in ingegneria chiamati gradi di libertà. Le coordinate saranno 6, ma i gradi di libertà saranno 5. Ok? Però il problema è che se elimino da questa equazione una coordinata, saranno pure, ne risparmio pure una di coordinata, però viene un macello. Diciamo, l'espressione delle coordinate sarà molto più complicata, perché dovrò ottenere il conto del punto. Invece, per esempio, in R6 io semplicemente con un sistema di, come ne so, dei laser, qualche macchinario che meno, diciamo un jet istante, rilevo la posizione su X2, X3, su X5, X6, io so che il mio cestetto va da lì, quella foto sta, diciamo, va da lì. In realtà, giusto per andare a parlare un attimo di meccanica, se aggiungiamo adesso lo spessore vero, cioè supponiamo che questo sia un cilindretto di questo, quanto è alto? Saranno 7 cm. Il raggio di base quant'è? Saranno 4-5 mm. Ok? Adesso quando lo butto per aria e lo fisso in un istante, quante coordinate mi servono stavolta? Quanti sono, o per meglio dire, la domanda fatta per bene è: quanti sono i gradi di libertà stavolta? Non sono più 5. Intanto saranno di più o di meno? Di più, che l'oggetto è più complicato. Quanti sono? Sono 6, cioè un solo grado di libertà in più. Allora immagina che il tuo cilindretto fatto così, allora, per descrivere questo cilindretto cosa ti serve? Ti serve la posizione di questi due punti che sono 6 coordinate, ma c'è un vincolo, quindi sono 5 gradi di libertà in più. Cosa ti serve? Una volta che tu sai i centri, che ti serve? Qui, se tu fai una tacca di riferimento su questa cosa qui, che cosa può succedere al cilindretto? Può semplicemente sul proprio asse, allora tu ci avevi questa tacca di riferimento e sai che invece la tacca di riferimento si è spostata in un angolo teta, quindi ti serve anche un ulteriore angolo che indica di quanto è la rotazione del cilindretto sul proprio asse. Quindi i gradi di libertà sono 6. Oppure puoi vedere anche in modo alternativo: 3 coordinate mi servono per il primo punto, poi per descrivere la posizione del cilindretto io ho, immaginate questo punto adesso come se fosse il centro della Terra, per descrivere dove questo è il raggio della Terra, immaginate, quindi questo il centro a terra su un punto sulla Terra, per descrivere un punto sulla superficie terrestre quante coordinate servono? Due indipendenti, due gradi di libertà. E quali sono le coordinate che usiamo per descrivere un punto sulla superficie terrestre? Longitudine e latitudine, quindi 3 coordinate per il centro, poi 2 che mi indicano questi due angoli, longitudine e, longitudine e latitudine, e poi la sesta è, siccome il cilindretto ha un raggio, è quel teta di cui parlavamo prima. Questo è un esempio, non serve, diciamo, non fa parte, diciamo, se ci avete capito non tanto, va bene qua. Però se volete cominciare a
a capire poi a cosa serve geometria, a quello serve. Per esempio, quindi questo esempio che abbiamo fatto a fare per dire che R6 serve, può servire, o quando meno può servire, R6 serve, R7 serve, R50 serve. Andate a parlare con qualcuno che sta a fare la tesi, stanno a magari sbattere con matrici 25x50 oppure con vettori spazi ridimensionati. Ma poi le curve, per esempio, torniamo un attimo a prima, curve piane possono servire, possono avere applicazioni meccaniche. Per esempio, tutti i meccanismi meccanici, per esempio pistone e biella, accoppiamenti, possono fare dei movimenti, e se i movimenti sono coordinati in un certo modo la cosa funziona, se no scoppia tutto. Oppure, se andate a parlare con un professore che fa meccatronica, laboratorio di robotica, quello c'ha il robot che cammina. Chi è stato uno dei primi a studiare questi robot che camminano? Questi meccanismi non c'erano ancora i robot. È stato Pafnuti, Lvovic, Chebyshov, che è quello che normalmente chiamate Chebyshov. Questo qua ci prendeva tutti i soldi della pensione. Che faceva? Costruiva degli oggetti di legno, specie di animali, che camminavano. Per camminare cosa dovevano fare? Dovevano fare qualcosa che avesse una, un meccanismo meccanico, meccanismo meccanico, come si chiama in italiano? Un pleo? No, una ripetizione, se meccanismo è meccanico. Allora, cosa doveva fare? Un meccanismo che descrivesse un movimento di questo tipo. Cioè, qua è quando tu alzi il piede, va avanti, poi quando tu vuoi camminare, la parte, questa parte qua della curva deve essere il più possibile piatta, perché deve spingere in una direzione. Poi l'attrito fa sì che, diciamo, questo sia bloccato a terra, una volta che ha raggiunto terra deve essere piatta. Ok? Allora, e lui già perdeva tempo, denaro, eccetera, a fare queste cose, ci sono belle cose. Ok? E quest'anno il professore del laboratorio di elettronica, il professor Ceccarelli, organizza insieme ad altri un convegno a San Pietroburgo proprio su Chebyshov. Quindi so cose che servono. E una volta che servono, e ci possono servire con tante coordinate, ma perché ci dobbiamo limitare a due coordinate o tre coordinate? E facciamo lo sforzo e coordinate, ci mettiamo un numero generico di coordinate. Quindi non è che Rn, perché quello è cattivo, allora vuole fare Rn invece di fare l'esempio con le due Rn. No, Rn perché è Rn. Cioè, qual è la difficoltà di avere un numero generico di coordinate? All'inizio, per mezz'ora, dopodiché non so più. Va bene? Ok, vediamo che cosa si è fatto. Vabbè, diamo solo un minuto di spazio.